Paolo Cerviker-Vischer è un triestino doc. Come tale affonda le sue radici in quel melting pot che fu la caratteristica di Trieste tra fine 800 e inizi 900. La famiglia paterna e quella materna sono un mosaico di tessere ungheresi, francesi, tedesche, polacche, croate, istriane e sì, anche finalmente triestine. Un background multiculturale che segna profondamente la sua visione della vita e il suo essere artista. Vive in una casa atelier, dallo spirito autenticamente bohemien, tra pennelli, tele, opere, oggetti della vita quotidiana. Un mondo magico e segreto, a colori e con uno sguardo ad oriente. E quindi anche per quanto riguarda la mia radice artistica, anche lei risente di questi richiami da tante parti, no? La cultura francese come Matisse, se vogliamo, che è un grande amore mio, ma c'è anche Mondrian, quindi due mondi completamente opposti, no? La razionalità, se vogliamo, che raggiunge la teologia, e dall'altra parte invece questo assoluto richiamo della simbologia, del movimento. Però la cosa fondamentale forse è il mio studio con Vedova, che mi ha ovviamente avvicinato a Venezia, non al colore, perché Vedova sappiamo benissimo che quel colore giocava al negativo, nel senso che lui lo uccideva il colore, non lo faceva vivere. Però vivendo a Venezia, 4 anni che sono stato lì, ho assorbito il colore veneziano, ovviamente. Il senso stesso della mia pittura è Schiele, Klimt e Kokoschka, no? Mettiamo insieme questi tre e troviamo la mia pittura, perché è un gioco di questo genere, giocato poi sul discorso coloristico, no? Per quanto riguarda appunto tutta la parte di questi volti che io chiamo spersi nella mente, oppure questi corpi tendenzialmente femminili, praticamente tutti femminili, sono dei torsi in realtà, no? C'è il torso del Belvedere su cui io gioco sempre, e questo nasce dal mio rapporto con Schiele, al contrario, cioè mentre Schiele inserisce dettagli erotici, quindi la bocca, il sesso, la sessualità, il mio lavoro è esattamente l'inverso, cioè io tolgo tutto quello che è di Schiele per cercare di trovare un altro tipo, un'altra chiave dell'erotismo, no? Quindi tolgo i dettagli, tolgo la linea, che è fondamentale in Schiele, e tolgo il colore che sottolinea le zone erogene. Quindi è un tentativo il mio di un commento a Schiele, in questo senso l'erotismo, in questo senso la sensualità. Per quanto riguarda sì, le mie radici filosofiche, sono tutte orientali. Io ho iniziato a leggere il Tao che avevo 17 anni. Sarà per questo che sparse nella sua abitazione emergono tracce di Oriente, come le statue di Buddha, tra tele, libri ed oggetti, in camera da letto e anche nell'ingresso. Una delle sue letture preferite è il terzo occhio del lama tibetano Lobsang Rampa, un classico per chi si accosta alla filosofia orientale. E per primi Siddhartha di Hermann Hesse e il suo amato La via dello Zen di Alan Watts, uno dei più famosi interpreti del pensiero orientale in Occidente. Siddhartha è stato un libro che mi ha regalato Ernesto Illy, il grande Ernesto Illy, perché frequentavo casa sua, ero un ragazzino e mi ha regalato questo Siddhartha dicendomi invece questa storia indiana, e da lì è partito un interesse per la filosofia orientale, per le filosofie, per il buddismo ovviamente, eccetera, no? Non si può parlare di religione in senso stretto, perché è una via molto personale, una via un po' socratica, una via che chiede la conoscenza di te stesso.
E direi che l'arte in questo, almeno come la concepisco io, è un po' questo, no? I primi giorni che ero in Accademia a Venezia, mi dicevo, da che parte incomincerò? Non sapevo da che parte incominciare, vedo che non ci dava dei suggerimenti in questo, no? E quindi sono arrivato in Accademia e ho detto, da che cosa parto? Parto dal colore. E cosa faccio? Lo stendo. E poi cosa faccio? Lo guardo. E poi cosa faccio? Lo percepisco. E poi quando l'ho percepito cosa faccio? Lo cambio. La muto. Mi dicevo sempre questo, come muterà il colore, così muterai tu. Io mi rendo conto che la più grande critica nei miei confronti è che io sto facendo un lavoro che ormai è superato, no? Lo so. Ecco, diciamo che io gioco, se vogliamo, a togliere a me stesso quelle soddisfazioni, tra virgolette, facili, togliendo elementi di piacere, elementi di godimento, elementi di superficialità, di facilità, eccetera, no? Quindi le cose, questo è un tentativo, naturalmente, non so se ce la faccio, però so che sto andando in quella direzione. Sì, no, nella musica è chiaro, cioè, io mi vergogno perché ho il piacere, non posso fare a meno della musica. Però chiaramente la musica per farla bene, non ho assolutamente la presunzione di suonare. Mi diverto, diciamo, sono uno che ama tantissimo il suono, adoro la musica jazz, soprattutto John Coltrane. Amo il jazz e sono arrivato a jazz attraverso la musica classica, Béla Bartók, perché il passaggio è stato lì. Nella sua vita immersa nei colori, Paolo Cervi Kervischer si ritrova coinvolto in avventure emotive ogni volta che inizia una nuova opera. Si sente come un esploratore che avanza in spazi sconosciuti, scoprendo orizzonti magnifici e mutevoli, consapevole che altri li possano avere già visitati, ma procedendo con la sincerità della sua ispirazione. In tutto questo, la protezione della sua casa atelier, costruita dall'architetto triestino Max Fabiani agli inizi del Novecento, e il desiderio di partire, restando a Trieste, giocano un ruolo fondamentale. Beh, questa è una casa fantastica, una casa di Max Fabiani, è una casa, appunto, e questo è incredibile, voglio partire, no, e non posso partire, resto, vado, resto, non posso andare via, no? Ma non è tanto soltanto questa casa, è proprio una questione di Trieste questa, è una questione di Trieste. È un luogo che alla fin fine, secondo me, è uno dei posti, più adatti alla mia sensibilità. Al mio divenire. E sto malissimo qua, è chiaro, perché ovviamente riconosco tutti i difetti di questa città, riconosco i difetti della mancanza di interesse, per esempio, per quanto riguarda la cultura di un certo tipo, no? Cioè, c'è una cultura interessantissima, Trieste è straordinaria, però c'è tutto un, non so, tutta l'avanguardia, per esempio, del teatro è poco rappresentata, tutte le avanguardie artistiche sono tenute un po' così. Diciamo, non è questa grande fucina di creatività, quindi la voglia di fuggire c'è sempre, no? E poi sì, e poi stando qui, forse per la mia pigrizia anche, l'idea di alzarmi alla mattina e prima ancora di prendere il caffè, essere nello studio, per me è fondamentale. C'è stato un momento in cui addirittura avrei voluto mettere il letto qui, tra i miei colori, no? Sì, è un tutt'uno. Si capisce che è evidente che io o sono la pittura o non sono niente. Questo è il discorso, alla fin fine.